ha dato anche la possibilità a chi rimane con noi ancora di comprendere tutto il mostro del terreno che è stato dissodato per arrivare poi in Emilia-Romagna a uscire con la legge regionale, e questo è quello che andiamo cercando, vogliamo anche valorizzare. Beh, allora adesso dobbiamo capire se aprire o no quella porta. Allora, è giusto, possiamo, dobbiamo aprire quelle porte, e come aprire? Vittorio Ferrarelli, che è giornalista ma è anche un nostro collega, possa darci davvero degli spunti che sono sicura ci porteremo a casa molto volentieri. Vittorio Ferrarelli, aprite quella porta. Invito al viaggio nelle dimore degli illustri. A te. Allora, una volta si diceva l'ultimo chiude la porta, quindi tocca a me chiudere la porta, ma in realtà io vorrei aprirla la porta, anche se è quasi una. Dunque, spero che non vi scandalizziate, ma io vorrei cominciare dal mio influencer preferito. Non è più giovanissimo, è il vero, e non è più molto attivo sui social, ma qualche tempo fa ha fatto tendenza con un post di grande successo, che si intitolava, se non sbaglio, L'infinito. Si chiama Giacomo Leopardi. Io credo che Leopardi ci sarebbe stato incuriosito da questo libro guida sui nostri illustri. Secondo me lo avrebbe apprezzato già dalla copertina, dove c'è l'immagine che vedete, questa. È in particolare di una finestra chiusa, con una semplice maniglia di primo piano, tra una tendina e l'altra. E la fotografia è stata scattata, come in tutte quelle della campagna, sulle case di studi degli illustri, da Luca Baccioli. E questa immagine proviene per l'esattezza dalla casa di Giorgio Morandi a Pezzana. Allora, io ogni volta che guardo questa fotografia, che ripeto, abbiamo scelto per la copertina, ogni volta che vedo questa, che guardo questa immagine, mi vengono in mente le parole che disse il pittore francese Pierre Bonnard quando uscì da una delle sue tante visite al Louvre. Era l'ottobre del 1946 e Bonnard non sapeva che quella sarebbe stata l'ultima delle sue visite nelle sale del Museo dei Musei, che tra l'altro conteneva anche molte delle sue opere. Bene, uscito dalle sale del Louvre e fatto un pezzo di cammino nel centro di Parigi, Bonnard si congeda dall'amico che lo aveva accompagnato quel giorno. E prima di lasciarlo gli dice: sai cosa ti dico? Quel che c'è di meglio nei musei sono le finestre. Questa frase è diventata celebre, anche perché ha suscitato una qualche meraviglia nei curatori dei musei. Ma in realtà non c'è nulla di strano in queste parole, in questa preferenza di Bonnard per le finestre, anche perché i suoi quadri spesso raffigurano finestre sui paesaggi. E inoltre Bonnard, questo famoso e noto, non usava incorniciare i suoi quadri, addirittura li dipingeva direttamente sul muro, proprio come se fossero state delle finestre aperte o da aprire sul mondo. Ma torniamo al nostro Leopardi. Dicevo che anche a lui, credo, sarebbe piaciuta questa immagine, o perlomeno penso che ne sarebbe stato. E l'ho capito quando ho riletto un passo dello Zibaldone, del suo Zibaldone, dove si trova questo brevissimo appunto. Nelle mie passeggiate solitarie per le città, suole destarmi piacevolissime sensazioni e bellissime immagini la vista dell'interno delle stanze che io guardo dalla strada per le loro finestre aperte. Le quali stanze? Nulla mi desterebbero se io le guardassi stando dentro. Possiamo andare un po' avanti con l'immagine? Prossimo. Ecco, attenzione però, perché la stessa cosa per le parti vale anche all'inverso, cioè quando da dentro una stanza, oppure una torre, oppure una siepe, si guarda all'esterno, verso l'orizzonte aperto.
Alle volte, spiega il poeta, l'anima, sono parole sue, desidera a tutti gli effetti una veduta ristretta e confinata, perché allora, invece della vista, lavora l'immaginazione e al reale si sostituisce il fantasma. E poi c'è questa chiusa, secondo me, meravigliosa. L'anima, infatti, si immagina quello che non vede. Si immagina ciò che quell'albero, quella siepe, quella torre, gli nasconde e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbe figurarsi se la sua vista si estendesse dappertutto. Ecco, da qui nasce il piacere che il poeta, da bambino, come sappiamo, ma anche da grande, sentiva dentro di sé nel vedere il cielo attraverso una finestra o una porta, oppure attraverso una siepe, come scrive meravigliosamente nell'Infinito. Oh, tutto bellissimo, direte voi a questo punto, però la finestra è chiusa. La finestra di prima, quella della copertina del libro, è evidentemente chiusa. E quindi come si fa a vedere al di là o al di qua dei vetri? Ecco la risposta. Andiamo un po' avanti, più piacere. Ancora? Ecco, la risposta è che occorre aprirla, questa finestra. Ed è proprio questo il senso dell'immagine che abbiamo scelto per la copertina. Per entrare nelle case, negli studi, nei laboratori e negli archivi di chi ha lasciato un segno profondo nell'arte, nella scienza e nella storia, occorre sempre varcare una soglia. E questa barriera, questa soglia, non è solo la soglia fisica di una porta o di una finestra, ma è soprattutto, secondo me, la distanza di tempo, di cultura, di linguaggio che ci separa da loro. Abbiamo visto quanta distanza separasse Hendrix da Handel, nonostante fossero vicini di casa. Ecco, questa distanza esiste e non bisogna negarla. Però le finestre e le porte si possono aprire e nel caso dei luoghi che abbiamo censito in questo libro conviene davvero aprire queste porte, queste finestre. Perché? Perché contengono un tesoro. Ricchezze infinite in una piccola stanza. È così che un tempo si definiva la bellezza del sonetto. Lo ripeto, ricchezze infinite in una piccola stanza. Ma questa definizione, se ci pensiamo, può funzionare anche per i luoghi di cui parla il nostro libro, di cui abbiamo parlato fino adesso. Qui, in questo caso, per i nostri luoghi, non si intendono ricchezze in senso monetario, anche se questa, devo dire, è la domanda più ricorrente che ci fanno i ragazzi e le ragazze delle scuole quando li incontriamo nei nostri incontri. Domanda di rito, alla fine di tutte le nostre spiegazioni sulla catalogazione, sui beni culturali, sul patrimonio, la domanda di rito è sempre questa. Ma quanto vale un'opera d'arte? E soprattutto qual è questa di parete, il numero uno, ma qual è quella che costa più di tutte? È interessante perché è come se la bellezza si potesse risolvere in un prezzo, diciamo, è anche molto significativo. Non la pensano così solo i ragazzi delle scuole. Ecco, la ricchezza di cui parliamo qui oggi, invece, ha a che fare con ciò di cui parla Leopardi, esattamente. Perché? Perché è un tesoro di immaginazione. È un investimento, se vogliamo usare questo termine, in fantasia. A pensarci bene, è lo stesso tesoro che ci ha lasciato in eredità Luigi Magnani, che è stato citato, di cui avete visto le immagini poco fa. Uno degli illustri di cui parla il nostro libro. Ed è un tesoro che lo ha reso effettivamente molto ricco, ma di una sostanza più preziosa del denaro. Allora, nell'intervista che Magnani ha rilasciato poco tempo prima di morire a Carlo Bertelli, ci sono delle parole memorabili, secondo me, perché a un certo punto Bertelli gli chiede: ma perché lei, Magnani, sembra dispiacersi quando la si considera e la si definisce un collezionista? E lui risponde che la definizione
definizione di collezionista non gli corrisponde affatto, che non ci si riconosce. E dice, a differenza dei collezionisti, io non frequento gli antiquari, non vado alle aste e non visito le mostre. E aggiunge, è vero, ho un mio museo immaginario formato dalle opere che ho più amato e da quelle opere che, per qualche fatalità, bellissimo l'understatement, per qualche fatalità, in realtà, insomma, le andavo a ricercare con molta attenzione in giro per il mondo, e che per qualche fatalità hanno preso corpo e sostanza reale presso di me. Scusate se calco le parole, ma non è un caso. Corpo e sostanza reale presso di me. E continua, tutte queste opere sono oggetto di uguale amore e degne della più devota contemplazione. Abitano la mia mente come la mia casa. Lo ripeto, abitano la mia mente come la mia casa. Perché questa, secondo me, è la chiave per capire perché, tra l'altro, Magnani detestava essere definito un collezionista. Perché? Perché per lui le opere d'arte non sono oggetti, ma soggetti, direi quasi viventi, esseri viventi. E perché hanno preso corpo e sostanza, così come fanno gli esseri animati. Perché chi abita con noi, chi abita insieme a noi e ci rende felici magari, può essere amato, mai collezionato. Perché la bellezza è un dono e come tale lo si può accogliere, non lo si può davvero comprare. E la bellezza è come il mare profondo di cui cantava Giordano, non lo puoi bloccare e non lo puoi recitare. Andiamo un po' avanti. Come ho scritto io molto più modestamente nel libro guida sugli illustri,
si può uscire da questi luoghi con una sensazione molto positiva, molto corroborante. È la sensazione di aver stabilito un contatto con altre epoche, di essere entrati quasi in confidenza con dei testimoni straordinari di altre culture, come se li avessimo guardati di spalle mentre lavoravano. Ecco, questa impressione di confidenza, di vicinanza, è stata descritta in maniera magistrale da Marguerite Yourcenar, che è stata citata anche oggi da Marchetti, quando Yourcenar ci spiega il metodo con cui ha scritto le sue memorie di Adriano. Ecco, per avvicinarsi a un imperatore romano vissuto molti secoli prima, la scrittrice ha visitato più volte la villa Adriana di Tivoli, quindi il luogo, diciamo, in cui, nonostante i cambiamenti del tempo, c'è ancora qualche traccia della presenza di Adriano, ed è riuscita a stabilire questo punto di contatto. E come ha fatto a stabilire questo punto di contatto? Ci è riuscita andando a cercare, sono parole sue, soltanto ciò che c'è di più duraturo, di più essenziale in noi, ossia le emozioni, ossia la voce dei sensi. Perché in effetti, alla fine, queste sono le porte e le finestre che ci mettono in comunicazione con gli illustri. Anche loro, come noi, scrive Yourcenar, sgranocchiarono olive, bevvero vino, si impiastricciarono le dita di miele, lottarono contro il vento pungente, contro la pioggia accecante, l'estate cercarono l'ombra di un platano, gioirono, pensarono, invecchiarono e morirono. Quindi un contatto si può trovare, e tuttavia è bene saperlo, lo ripeto e lo ridico perché è importante secondo me, la distanza che ci separa da questi illustri resta incolmabile e le porte e le finestre una volta aperte si richiudono, ma questo non è affatto un male, perché adesso lo sappiamo, ce l'ha detto Leopardi, ce l'ha detto e ridetto, è proprio nello spazio che si apre tra dentro e fuori, nel varco che sta tra vicino e lontano, tra visibile e invisibile. E in questo varco che la fantasia può essere libera di viaggiare. E quindi, alla fine, concludo davvero, quando avrete chiuso il libro, il nostro libro guida sugli illustri, l'augurio migliore che si può fare, secondo me, è semplicemente questo. Fate davvero un buon viaggio. Grazie.